Ivan Bellarosa, una gara dominata dall'inizio, ma non è stato per niente facile, c'era anche da gestire temperature elevate. Sì, stiamo andando avanti con lo sviluppo della Tornado e su una pista così è veramente un bellissimo banco di prova per i freni, per le temperature in aspirazione, che oggi con 36 gradi fuori è stata veramente una cosa complicata. Per il resto tutto. Il lavoro su quale indirizzi si sta sviluppando? Ma soprattutto di avere una macchina costante sia a livello di freni che a livello di costanza di prestazione del motore nell'arco della gara, con temperature anche estreme come oggi, perché il nostro primo mercato è quello del Nord America, nella zona tra Nevada e la California, dove le temperature sono queste qua o qualcosa di più. Quindi andiamo avanti e voglio fare i complimenti all'Autosport Sorrento, a Patrick Nicola, che sono andati fortissimo, sono stati bravissimi e ragazzi così noi li aspettiamo qui al campionato italiano. Complimenti, ciao Ivan.